Lui vuole sempre di più e siamo passati da poco più di una tonnellata e mezza circa, adesso superiamo le 4 tonnellate. La cosa che mi fa impazzire è che lui guida il trattore 4 tonnellate come io guido lo Smart più o meno, cioè la delicatezza, cioè la velocità di cambio è incredibile. Ecco, vedi, già io fare una retro del genere con un trattore mi viene già schiantato da qualche parte. E lui sta raggiungendo di nuovo là in fondo con questo colosso di 4.000 kg, perché come vedete sulla destra c'è una rampa arancione un pochino più grande di quella che hanno utilizzato fino a questo momento. Devo riscaldare il motore. Voi capite che ha centinaia di cavalli che può scaricare a terra e quindi la gestione dell'acceleratore è veramente delicata, ma un maestro, e con questo intendo proprio un insegnante come Patrick, adesso ha preso esattamente le distanze dalla rampa e ha preso esattamente quelle che sono le bilanciature, i centri di gravità del trattore. Questi sono passaggi che servono appunto a... di quasi 4 tonnellate il nostro nuovo pilota di oggi, Angelo! Accogliamolo con un fortissimo applauso, anche perché appena passerà di fronte ai vostri occhi vi accorgerete perché ve l'ho chiesto. Vi assicuro che la patente secondo me non ce l'ha. La precisione di guida. In questo momento sto guardando come, con che delicatezza, col piede destro affronta l'acceleratore mantenendo il numero di giri perfetto. Sì, siamo di fronte veramente al nuovo pilota. Patrick, io non voglio dire, però due righe io le scriverei, una firmetta io gliela farei mettere. E comunque ovviamente accogliamo con un fortissimo applauso Angelo, grandissimo! Signori, 4 tonnellate di mezzo, 4 tonnellate, let's go Angelo, perché sarà lui il protagonista del prossimo numero per noi. E anche lui vuole prestarsi ai fotografi, ed eccolo, pensate alla delicatezza, alla precisione che deve avere sulla pedaliera in questo momento per mantenere 1500 kg di acciaio in quella posizione. Let's go guys! Giuro, sono anni che lavoro con loro e riescono ancora a lasciarmi senza parole, e per uno che lavora al microfono restare senza parole, vi assicuro, non è bello. Ed ecco le luci della retromarcia che ci indicano che siamo pronti per il prossimo esercizio, e signori vi assicuro, non perché sono i miei piloti, però visto fare da loro, vi assicuro che noterete la differenza qualora l'avete visto fare da altri in tempo passato. Sono pronti a partire, quello che state per vedere in questo momento è una sorta di antipasto al numero, il piatto forte sta di fronte ai vostri occhi in pochissimi istanti. Ed eccoli, pronti a partire. Signori, questo è un giro completo, 360 gradi su due ruote. Ladies and gentlemen, 360 degrees on two wheels. Guarda la delicatezza, la precisione, il raggio d'azione, una O così precisa neanche Giotto riuscirebbe a farla. Lui addirittura si ferma e fa l'inchino con l'auto per salutare il pubblico, e il pubblico come risponde? Così risponde, spettacolo! La colonna sonora, quella che ci voleva, Thunderstruck, ed eccoli pronti a schierarsi di fronte a voi, Ghost Machine. Adesso Marco, il tempo di scaldare il motore, gli pneumatici per aumentare l'aderenza, quindi il grip dello pneumatico stesso sull'asfalto. Adesso posizionerà l'auto esattamente parallela, questo è un modo per posizionare l'auto parallelamente alle linee. Io lascerò che la musica faccia da sottofondo e vi dico soltanto, ladies and gentlemen, for you, fire!
signore Chini, signore e signori, di fronte ai vostri occhi, su due ruote! Incredibile come riesce ad accarezzare l'asfalto con lo pneumatico davanti, è veramente eccezionale. Come riesce a mantenere i centri di gravità di un colosso del genere che ti fa una paura folle in autostrada, ma in mano a lui, no, assolutamente, ci può regalare solo un sorriso e un'emozione. E sfruttare appunto questo punto come punto di bilanciamento di tutto il peso che viene spostato. Ed eccolo subito invece regalarci questa emozione, signori, 4.000 chili di acciaio su due ruote di diverso diametro, solo lui e pochi altri al mondo. Ladies and gentlemen, queste cose non si vedono tutti i giorni, tutte le volte è un'emozione anche per me. Ed eccolo, pronto a ritornare di fronte ai vostri occhi e sta aspettando solo una gara più su, signori, sempre più su, cioè noi restiamo qui, sarà lui ad andare su, andare over, sempre più in alto, a surfare l'auto per noi, ladies and gentlemen, for you, Patrick! Signori, l'esplosione! Non voglio sentire un applauso, neanche un boato! Oggi la scelta musicale è incredibile, l'asfalto! Ecco, sta entrando una delle 2Z e anche la TT, eccola là dietro. Tutte sono pronte dopo aver scaldato gli pneumatici a scaricare un po' di cavalli a terra. Ed ecco i ragazzi in questo momento che si portano in fondo alla pista per poterlo usufruire in tutta la sua lunghezza e in tutta la sua larghezza. La pista è liberissima, quindi abbiamo l'ok da parte di tutti. Ecco, prendono posizione immediatamente, sono pronti con il primo esercizio che è un freno a mano testa coda sincronizzato, signori, perfettamente, è riuscito, let's go guys! Di nuovo ragazzi, cambi di prospettiva! E signori, e che cosa vi posso dire se non questi sono i miei ragazzi! Facciamo dividere i veicoli per alcuni passaggi ad altissima velocità. Guardate gli specchietti, si daranno i bacini, tanto saranno vicini. Let's go guys! Wow! Stiamo parlando forse di un centimetro. Ancora più vicino ragazzi, dai! E manteniamo questa struttura con due auto da una parte e un'auto dall'altra per il prossimo numero. Signori, a voi, la spaccata. Non spacchiamo le auto, ma dalla precisione, spacchiamo il capello. E qui capite che hanno veramente pochi millimetri, una frazione di secondo prima di firmare la contrazione amichevole. Di nuovo ragazzi, cambio di prospettiva. E adesso richiamiamo tutti e tre i veicoli alla mia sinistra, alla vostra destra, da questa parte della pista e apriamo il capitolo parcheggi. Quindi ricordo la signora Agnese lì in fondo, la signora Luisa e la signora Maria là in fondo, prendete appunti, domani all'IKEA vi voglio così. Via 1 e via 2 e via 3, ladies and gentlemen, 3 auto, 2 secondi, let's go! Ed eccoli pronti di nuovo a scaricare tutta la potenza delle loro auto sull'asfalto. Piede destro sull'acceleratore e via, di nuovo, via 1 e via 2 e via 3. Bene signori, dovete sapere che quando andiamo a bere il caffè, Patrick non è quello che perde tempo a cercare un parcheggio, 2000 manovre per entrare, lui vuole il caffè, lo vuole subito, bollente e immediatamente. E ha decretato che è molto più facile e soprattutto molto più divertente parcheggiare così. Signore e signori, a voi serie di lì, dammi quegli anni lì, seconda terza serie direi, non è una prima, è una seconda terza, e lo sta portando a centro pista e stiamo appunto creando
quello che è il set che vogliamo presentarvi quest'oggi. Immaginatevi sempre ovviamente di vivere questo momento che normalmente nessuno ha la facoltà di vivere, a parte noi che siamo ovviamente del mestiere, lo facciamo quotidianamente lavorandoci. Tutta questa preparazione ovviamente non è casuale, quello che sta muovendo in questo momento il mezzo pesante, questa sorta di mega muletto, chiamiamolo così, è Patrick, è anche il nostro stunt coordinator a livello cinematografico, sia nazionale che internazionale, quindi ovviamente lui sa perfettamente come posizionare le auto, come sempre, per lavorare in assoluta sicurezza. Sicurezza, signori, è una parola importantissima per noi stuntmen, va bene divertirsi, andare su due ruote, freni a mano, eccetera, eccetera, sempre però con testa e soprattutto con questa parola sempre nella mente, sicurezza. Ecco, sta arrivando anche una Renault Twingo, altro modello che è diventato famoso negli anni 90. Magari non con questa colorazione, effettivamente, sì, ne ho visti i modelli con una colorazione quantomeno diversa. Questo, diciamo che effettivamente a me personalmente non attira, dopo ognuno è liberissimo. Ne hanno vendute due così, una è qua e uno si è accoluttato dopo che l'ha comprata e adesso ha dei problemi. Ecco, come vedete non l'ha messa in un modo, ma sta cercando di riportarla, e anche perché il discorso di pesi, quindi il discorso anche di motore, che è un peso comunque molto molto grosso, se una macchina è circa la metà del peso globale dell'auto, può incidere nella registrazione di queste scene, quindi il posizionamento anche delle auto adesso verrà vista la distanza tra le due auto e nel caso verranno avvicinate o allontanate, appunto per creare questa situazione nel migliore dei modi e soprattutto affinché il pilota possa eseguirlo, come dicevo prima, sempre in assoluta sicurezza. So che sono abbastanza ripetitivo, però è giusto, perché questa parola è molto 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 importante. Ecco che arriva il terzo veicolo coinvolto in questa scena, una Fiat tipo 1004, che è esattamente come è uscita dalla casa madre. Perfetto, gli sta dando le ultime indicazioni per il punto esatto in cui dovrà passare. Come vedete ovviamente all'interno del veicolo, che è un veicolo di serie, il mio pilota su una tuta ignifuga sta utilizzando dei guanti, anche loro in materiale ignifugo, soprattutto il casco sempre ben allacciato. Questo è molto molto importante. Perché noi effettivamente sembriamo sempre dei pazzerelli, perché spesso ci definiscono così, ma come vedete giustamente prendiamo tutte le precauzioni del caso, anche perché ho avuto il piacere di conoscere gli amici del 118, però ci tengo che non lavorino almeno fino a lunedì. Ecco, adesso una volta prese le distanze, le dimensioni e tutte le indicazioni del nostro stunt coordinator, è adatto al pilota, il pilota è pronto adesso a mettersi in posizione, cercare di sfruttare tutta la lunghezza della pista per raggiungere, non dico la velocità massima, ma la velocità esatta imposta appunto dallo stunt coordinator, anche perché 5 o 10 km orari in più o in meno possono fare la differenza. A volte sembra in alcune scene pericolosissime al cinema che siano tutte improvvisate, ma vi assicuro che questa è la minima parte di quello che è normalmente nell'arco quotidiano. Ready to go, allora, signori, gli occhi rivolti verso le due auto, la terza che sta arrivando in questo momento. Guarda mamma, guarda. Guarda mamma. Signori, come vedete tutto a posto, il pilota sta benissimo, e signori, grande l'applauso per lui che ci ha regalato questa emozione.
andiamo. Andiamo senza lì. Perché fa così la seguita, capito? Non ci siamo capiti, ne sentite partire due o tre, facciamo così, o tutti o nessuno, let's go guys! Ed eccolo Patrick che sta puntando la rampa con una mini di serie, incredibile, vuole farla volare su due ruote per noi. E signori, grazie a Cascioli Group e a Patrick, possiamo vivere questa scarica adrenalinica. Ed ecco il grandissimo Patrick portare a riposa questa mini 1D e subito si inserisce questo piccolo mostro, lei è nata per correre. Questa, signori, entriamo in casa Abarth, è una 595 pista su base 500, un'auto già nata per correre, per scaricare cavalli a terra, per graffiare l'asfalto con centinaia di zoccoli e quindi in più in mano a un pilota del Volco Team può regalare anche questo a tutti voi. Vi ricordo che è un'auto esattamente come è uscita dalla casa madre, dalla concessionaria. Inutile dire che potete comprarla, ma non inventatevi di fare quello che state vedendo in strada. La perfezione, 180 gradi esatti. Le gomme vogliono farsi sentire anche loro. Vi ricordo che quest'auto potete trovarla da TMC, Tombolini Motor Company. Ed eccolo, chi vanitosa, quella che vuole farsi vedere con il suo verde fluo. Entriamo in casa Jeep con questa Renegade Upland, che potete trovare da Auto 4 a Grottammare. Anche questa è un'auto di serie, molto versatile nei suoi svariati allestimenti, utile per andare a prendere i bambini la mattina quanto per andare a fare la spesa il pomeriggio. Ma se invece è un signor Franco che la guida, è pronta a regalarci delle emozioni completamente differenti. Provate a immaginare con la spesa a bordo, state tornando a casa, c'è un po' di traffico, ci sono delle auto che vi oscurano la visuale, ma c'è uno spaziettino in mezzo a loro e voi siete pronti a passarci in mezzo, così! Signori, una Renegade Upland appena uscita dalla concessionaria su due ruote. Momento, le mitiche police e i miei piloti vogliono presentarsi così e salutare questo meraviglioso pubblico addirittura con la mano, a lui basta solo una mano per mantenere 1500 kg di acciaio su due ruote, neanche fosse sulla rotaia, la perfezione, let's go! E subito è pronto anche il secondo, addirittura carezza d'asfalto. Qui non si parla più di talento, si parla di cuore, si parla di passione. Il contatto ricercato con la pista. E anche il terzo ci viene a salutare questo meraviglioso pubblico. E fa sentire anche tutti i cavalli del suo BMW, addirittura al limitatore l'ha portato.
Però è giusto che vi dica, signori, per dovere di cronaca, che quello che avete appena visto è un passaggio di prova che facciamo sempre per controllare che i nostri mezzi siano settati perfettamente, perché questi veicoli sono pressoché identici a tutti i vostri, hanno solo due differenze: il differenziale bloccato, che gli permette di avere trazione quando vanno su due ruote, e pensate, le gomme di questi veicoli sono gonfiate a 6 atmosfere, tanto così le gomme come sul peso del veicolo più il peso del pilota. Signori, io accantonerei la parte teorica e entrerei nel vivo dello show con il primo esercizio. Tre veicoli in pista, signori, a voi un trenino, una fila indiana. Guardate, guardate come si cercano, si vogliono, si accarezzano, si danno i bacini. Guarda la linea perfetta, sembrano su una rotaia, ma è semplicemente il talento dei piloti, il fatto che si allenano quotidianamente insieme. Sono in perfetta simbiosi tra di loro. Ed eccoli ritornare nel nostro backstage, dietro alle rampe, pronti per il secondo esercizio in programma per voi quest'oggi, che prevede ancora tre veicoli in pista, ma non saranno uno di fronte all'altro, bensì saranno uno di fianco all'altro. Signori, a voi l'apertura alare, sembrano tre cacciabombardieri in perfetta virata. Signori, le gomme di uno sono sul tettuzzo dell'altro, qua si vede veramente, pensate, la minima titubanza da parte di uno dei tre piloti creerebbe un effetto domino assoluto sugli altri tre, sugli altri due. E tra altre cose, in quella situazione non vedono il pilota che c'è sotto all'auto, quindi si fidano ciecamente uno dell'altro. E io penso che ormai questo meraviglioso pubblico abbia capito che andare su due ruote non è semplice. Diventa un pochino più facile nel momento in cui le forze di madre natura ci vengono incontro, la velocità in particolare. Ai miei ragazzi, semplice e facile. Oh, sono due parole che non gli entrano in testa e loro hanno deciso di rivoluzionare il mondo delle due ruote e presentarsi di fronte a voi così, contro ogni logica, contro ogni forza della natura. Signori, non è un miraggio, non è un DVD messo in pausa, è qui live, di fronte ai nostri occhi, è fermo, è immobile. Ancora una volta, di un pilota del Folto Team sfida la forza di gravità e ancora una volta il risultato è 1-0 per noi. E anche lui era lì a salutare il pubblico e a concedersi i fotografi. E io vi invito a prendere in mano il vostro telefono, il vostro tablet, a cercare la funzione fotografia, signori, e scattate in questo momento. Vi assicuro, non verrà mossa, perché lì anche lui è fermo, accarezza l'asfalto con l'interezza dei suoi pneumatici. Ed eccolo che viene qua addirittura a salutarci. E ha detto, voleva dire la sua anche lui al mio esercizio. Ed eccoli, partire istantaneamente, l'ok è arrivato, subito! E vi assicuro, signori, il prossimo esercizio fatto dai miei ragazzi, poche persone al mondo riescono a farlo così delicato, così preciso. Sta partendo di fronte ai vostri occhi in questo momento ed è un giro completo, 360 gradi su due ruote. Ladies and gentlemen, 360 degrees on two wheels! Guardate la perfetta sincronia, la delicatezza, la precisione che devono avere sulla pedaliera per mantenere i veicoli di oltre una tonnellata e mezza in quella posizione. Il raggio d'azione è sempre più piccolo, neanche Giotto riuscirebbe a fare una roba così precisa. Signori, qui immobile, sta portando l'auto da ferma al limitatore, oltre i giri consentiti, viene fisso sull'acceleratore, tutti i cavalli a terra, let's go! Questo è il momento, signori, di far la foto. È quello il momento quando lui si inchina con l'auto per salutare questo meraviglioso pubblico. Ed ecco i miei ragazzi che prontamente si schierano di fronte a voi in attesa della vostra carica, del vostro entusiasmo, della vostra adrenalina. Ladies and gentlemen, to you, Patrick! 1000 kg, signori, Angelo, 10 anni.
Ed eccolo, ecco Angelo soprattutto non prende la rampa adesso. Quello lo vediamo più avanti. Scarica un po' di cavalli a terra, facci sentire un po' questo motore. Vai Angelo, spingi con il piede destro. Ricordati di usare poi quello centrale, prima di arrivare lì dove c'è quello colorato, ok? Dai, dagli su, dagli su, dagli su, nel dubbio, tu spingi sul gas. Signori, preparatevi. 1,5 tonnellate, 75 quintali, 7500 kg, che Franco in questo momento sta avanzando, accelerando fino a che lo butta su due ruote, signori, 7500 kg di camion su due ruote, solo all'International Motor Days si possono vedere queste cose. Signori, un'ovazione, il boato per il grandissimo! Si può scaricare centinaia di cavalli a terra e vi assicuro, la pedaliera di un trattore non è come quella di un'auto, è molto più complessa. Adesso Patrick sta prendendo le distanze giuste e cercando il parcheggio esatto del trattore di gravità. E li trova immediatamente, signori, un Lamborghini di 40 quintali su due ruote di fronte ai vostri occhi. Let's go Patrick! E la colonna sonora che sottolinea questo momento è eccezionale! È stata una giornata veramente calda, i 30 gradi li abbiamo superati sicuramente, ma che cosa dite signori se il Team Folco riscalda ancora un pochino, alziamo la temperatura di qualche grado, riscaldiamo un po' l'atmosfera, che cosa ne dite? E possiamo farlo grazie a lei, su, ladies and gentlemen, fire! Signori, è andato a fuoco per voi oggi, invito, eccoli tutti i cavalli del generale scaricati su questa pista, in questo momento il pilota sta cercando il punto migliore per iniziare questo esercizio in cui lui è un maestro. E siamo pronti ad andare sempre più su, cioè in realtà noi siamo qui, è lui che va su, sull'auto, a surfare per voi, Patrick! Signore, voglio che mi siedano a chilometri di distanza per Patrick Folco! Aumentare il grip, quindi l'aderenza appunto tra la mano e l'asfalto. I metodi, schierarsi parallelamente, questo è uno dei modi per schierarsi parallelamente, il cellulare dentro, raggiungere il fondo della pista perché possano usufruirne in tutta la sua lunghezza e raggiungere la massima velocità. Il primo esercizio è un freno a mano testa coda sincronizzato, perfettamente riuscito, let's go! Di nuovo ragazzi, cambio di prospettiva! Che cosa vi posso dire signori se non questi sono i miei ragazzi, facciamo dividere i veicoli per alcuni passaggi ad altissima velocità, guardate gli specchietti, si daranno in pazienza, saranno... Wow, stiamo parlando di un centimetro, tanto così stiamo parlando, ancora più vicino ragazzi, dai. Thank you.
la spaccata. E qui capite che hanno veramente pochi millimetri, una frazione di secondo prima di filmare la costruzione amichevole. Di nuovo ragazzi, prospettiva diversa. E adesso richiamiamo tutti e tre i veicoli alla mia sinistra, alla vostra destra, da quella parte della pista, e apriamo il capitolo parcheggi. Quindi signora Luisa, signora Agnese e signora Lucia là in fondo, domani all'Ikea, un voglio così. E via uno, e via due, e via tre. Ladies and gentlemen, tre auto, due secondi, let's go. Di nuovo ragazzi, cambiamo la prospettiva. Nuovo 3. E voi dovete sapere che quando andiamo a bere il caffè Patrick non è quello che ha voglia di perdere tempo a cercare un parcheggio, mille manovre per entrarci. Lui vuole il caffè subito e bollente, e ha decretato che è molto più facile parcheggiare così. So ladies and gentlemen, faccio anch'io tirare il freno a mano, tutti siamo capaci, ma il controllo dell'auto successivo al freno a mano, quello lasciamolo fare ai piloti, e soprattutto facciamolo solo ed esclusivamente in piste che sono coperte da sicurezza. Come vedete alle mie spalle ho uno schieramento di arancioni che non sono Hare Krishna, ma sono i nostri angeli custodi. Grazie ancora a tutto il 118 che anche ieri si è prestato per la simulazione dell'incidente, siete stati favolosi. Dottore ormai è un mio caro amico, ormai è un mio punto di riferimento, dottore. Come vedete signori, vi assicuro, questa qua non è un'opera egizia, non è un totem celtico, bensì stanno creando in questo momento una sorta di mulo di lamiere creato appunto da questa auto Station Wagon messa in posizione verticale. Cab con la sua fiozina è riuscita ad entrare nella portiera dell'auto. E adesso verrà messo, fate cose, sappi che io costo un capitale, se mi prendi la caviglia sei rovinato a vita, io sono veramente costoso. Bisogna trovare l'equilibrio perfetto dell'auto, che ovviamente non è semplice. Pensate che in un set cinematografico, qualora il regista non dovesse trovare soddisfacente la prima scena, c'è l'abitudine anche ripetere scene del genere anche per 10, 15, 20 volte nell'arco della giornata. E pensate, una volta tra poco vedrete di che cosa si tratta, pensate, ripetuto 20 volte durante l'arco del giorno, vi assicuro che è meglio munirsi di aspirina o di Aulin, perché almeno un po' di mal di testa penso che potrebbe anche venire. Ma ovviamente, come vedete, il nostro Mr. Crash, che in questo momento è in un momento di set mining, sta ripassando tutti i passaggi affinché possa eseguire l'esercizio in maniera perfetta, ma soprattutto sta ultimando la preparazione della fase di sicurezza. I guanti che sta indossando sono fatti di materiale ignifugo, Nomex. Il casco che sta indossando è un casco perfetto per la sua testa, non è né troppo stretto né troppo largo, anche questo è molto molto importante, allacciato ovviamente a doppia mandata, come si suol dire. La tuta che indossa è una tuta da racing, anche lei ha una parte in materiale in ignifugo. Anche gli scarpini sono scarpini da rally o comunque da racing, da pista, anche quelli nati appositamente per salvaguardare i piedi del pilota. Si sta posizionando nel migliore dei modi. Ovviamente non sta intraprendendo un viaggio di piacere di qualche chilometro per andare al mare, bensì si sta preparando per realizzare questa scena stante. E vi assicuro signori, l'adrenalina tra poco schizzerà alle stelle. È quasi ultimata la preparazione del set, in questo momento il regista inizierebbe già a dare indicazioni per liberare il set, quindi trucco e parrucco sicuramente fuori. Se il direttore della fotografia dà l'ok, le luci sono a posto, il regista è pronto a dare lo start, a dare l'azione nel momento in cui lo stunt coordinator è sicuro che il pilota possa lavorare in assoluta sicurezza, che il set non abbia problematiche di sorta, e soprattutto deve pensare a tantissime piccole cose. Voi adesso non lo vedete, ma quest'auto è stata tolta alcuna parte
all'interno per alleggerirla, non per diminuire la sicurezza, ma affinché nessun pezzo dell'auto possa in qualche maniera staccarsi e andare a compromettere la vita o la persona appunto del pilota. Le ultime indicazioni date dallo Tank Coordinator, in questo momento liberiamo il set da tutti. Anche voi signori, restate qui, va benissimo, basta che restiate dietro le gomme. Come vedete anche là in fondo il muletto si mette a protezione affinché l'ultima indicazione. Bene signori, allora allontaniamoci un secondo dalla rete, qualche metro indietro signori, vi assicuro, vedete lo stesso. Voi siete in sicurezza, ma come si suol dire, la sicurezza non è mai troppa. Intanto Alessandro ha raggiunto il fondissimo della pista ed è pronto a schiacciare con il che può regalare questo Volkswagen Golf. Ed è pronto signori, ciak, azione!